Ciao a tutti, oggi sono venute a trovarci a CAM due amiche che già da tanto tempo voi conoscete e che vengono spesso da noi per raccontarci una storia in cui Corriere Alto Milanese ha una piccola parte. Se vi ricordate, nel mese delle donne a marzo, praticamente il 16, venne organizzata dall'associazione di cui fanno parte Vaninka Riccardi e Roberta Villa, quindi Ciridì, Grisù, Controvento, Teatrando e Rigo Musicale, venne organizzata la Marcia delle Donne. La Marcia delle Donne per tutto il pomeriggio si snodò nei giardini di Casa Giacobbe e all'interno del cortile vennero create delle performance per il pubblico che si riferivano a Lea Garofalo. Lea Garofalo, per chi non lo sa, è una donna vittima della mafia, la cui morte ricorre il decennale quest'anno, a novembre, per cui la Marcia delle Donne quest'anno fu dedicata a Lea Garofalo. Una delle performance canore cantata da Vaninka Riccardi si riferiva proprio alla ballata di Lea Garofalo. E adesso do la parola a Vaninka che ci racconta il seguito della storia. È successo che CAM, con il nostro fantastico Bienati, ha fatto una ripresa di questa ballata che io ho cantato in realtà con Francesca Manzitti e con il Prayer of the Mothers Project. Abbiamo deciso di chiamarci così dalla prima Marcia delle Donne. E questa ripresa è finita su internet ed è stata vista niente proprio di meno che da Francesca Prestia, che è l'autrice, la cantautrice di questa ballata. Francesca Prestia è una cantastorie calabrese, l'unica cantastorie donna della Calabria, è chiamata la cantastorie delle donne perché si occupa di storie del femminile, in particolare di donne legate appunto alla lotta alla mafia, all'antimafia. Francesca è rimasta talmente colpita dalla nostra performance che ha deciso di contattarci e di invitarci a un concerto che lei farà venerdì 21 a Monza, al cortile cooperativo San Fruttuoso, alle 20:30, in cui appunto eseguirà la ballata di Lea e altre canzoni sue, appunto legate a questo tema. Quindi noi il 21 venerdì appunto andremo a Monza e con lei avremo l'onore di salire sul palco e cantare nuovamente la ballata e un'altra canzone dedicata alle donne antimafia, ma la cosa straordinaria è che sabato 22 Francesca Prestia ha deciso di onorarci della sua presenza proprio a Magenta, in Villa Colombo, per il progetto di Casa delle Culture, nel Festival del Solstizio. E veniamo al Festival del Solstizio. Questo è il secondo anno che il Festival del Solstizio si svolge a Magenta, ma rispetto all'anno scorso, che era stato creato dalla cooperativa Totem, che voi tutti conoscete, quest'anno c'è stata questa joint venture, diciamo così, no? Tra la Casa delle Culture e la Villa Neoleare, dove c'è la sede di Totem. Quindi Ciridì, Grisù, Teatrando, Teatro in Movimento e tutta l'associazione di Villa Colombo hanno collaborato per creare il Festival del Solstizio insieme a Totem quest'anno. Raccontaci un po', Roberta. Sì. Allora, appunto, tutto è partito l'anno scorso quando si è celebrato il ventennale di Totem, dove appunto in Villa Naioleari si è svolto questo festival bellissimo di musica, teatro, e quest'anno, sempre grazie a Totem, si è pensato di creare un ponte tra due ville veramente bellissime di Magenta, Villa Naioleari e Villa Colombo, che hanno oltretutto un parco veramente bello entrambe, e di aprirlo in questo modo alla cittadinanza. Quindi quest'anno ci sarà il 21 di giugno in Villa Naioleari e il 22 in Villa Colombo, il Festival del Solstizio. Ricordiamo che il Festival del Solstizio ha il patrocinio del Comune, perché sì, proprio la coordinazione del Comune. È una manifestazione che diciamo così richiama tantissima gente, bambini, adulti, eccetera eccetera, e all'interno di questo festival, che dura tre giorni praticamente, giusto? Due giorni, quest'anno, l'anno scorso erano tre giorni, che sì. Dura due giorni, sabato e domenica,
leggerete poi nell'articolo tutto il programma. Durante questo festival ci sono tutta una serie di performance e di eventi adatti a tutti, per cui non si può scontattare nessuno, io direi. Vedete, questo è il volantino. Come ha detto Roberta, il 21 di giugno all'apertura del festival presso Villa Naioleari e il 22 invece presso Villa Colombo, le due più belle ville di Magenta del nostro territorio. Nell'articolo vedrete anche il programma dettagliato, quindi aspettiamo tutti e anche aspettiamo la grande Francesca Prestia che ci onorerà della sua presenza durante il Festival del Solstizio. Grazie a tutti e buon solstizio a tutti da Carla Rizzi, corrieraltomilanese.com. Vi aspettiamo. A presto.